Nuovo balzo dell'occupazione in Italia, che a ottobre raggiunge il 60,5%, segnando un valore record dal 1977, primo anno della serie storica, grazie all'exploit dei contratti a tempo indeterminato. Diminuiscono i disoccupati e gli inattivi. Secondo i dati elaborati dall'Istat, nel decimo mese dell'anno gli occupati nella penisola sono cresciuti di 82.000 unità su settembre e di quasi 500.000 su ottobre del 2021. La crescita riguarda uomini e donne, dipendenti permanenti e ultra cinquantenni. Diminuisce l'occupazione invece per le restanti classi di età, per i dipendenti a termine e gli autonomi. Cala il numero di persone in cerca di lavoro tra i maschi e in tutte le classi di età, a eccezione dei 25-34 anni. Il tasso di disoccupazione totale scende al 7,8%, quello giovanile al 23,9%. Ottobre costituisce l'ennesima sorpresa positiva che proviene dall'economia italiana. È il commento dell'ufficio studi di Confcommercio, secondo cui, in questo contesto, un elemento di criticità continua a essere rappresentato dal lavoro autonomo. Il 79% degli italiani dichiara redditi fino a 29.000 euro e corrisponde solo il 27,57% di tutta l'IRPEF, è quanto emerge dall'osservatorio di CIDA e itinerari previdenziali. Il totale dei redditi prodotti nel 2020 e dichiarati nel 2021 ai fini IRPEF ammonta a 865 miliardi, per un gettito generato di oltre 164 miliardi, in calo del 4,75% rispetto all'anno precedente. Diminuiscono i dichiaranti e i contribuenti versanti, vale a dire coloro che versano almeno 1 euro di IRPEF. Cala anche la percentuale di contribuenti che sopporta la gran parte del carico fiscale, mentre quasi la metà degli italiani addirittura non dichiara redditi, tra i versanti è l'esiguo 12,99% dei contribuenti, con redditi dai 35.000 euro in su, a corrispondere da solo il 59,95% dell'imposta sui redditi delle persone fisiche. Per Stefano Cuzzilla, presidente CIDA, i dati descrivono una società in cui le retribuzioni non crescono e sempre meno lavoratori sostengono il peso crescente della pressione fiscale. Vale oltre 300 milioni il turismo degli spagnoli in Italia, è quanto emerge dai dati dell'Enit resi noti all'IBTM di Barcellona, fiera del settore meeting, congressi, eventi e viaggi d'affari. Sono quasi 2 milioni le notti trascorse nel bel paese dai viaggiatori spagnoli tra gennaio e maggio 2022. Anche il turismo organizzato registra vendite incoraggianti verso l'Italia. In base al monitoraggio Enit, per l'80% dei tour operator contattati in Spagna, l'andamento complessivo delle vendite della destinazione Italia è positivo. Più della metà riferisce aumenti delle vendite. Gli spagnoli in Italia stanno iniziando a privilegiare l'extraalberghiero. Il 71% delle presenze totali è in hotel. Tuttavia, a crescere di più sono le notti in bed and breakfast, agriturismi, campeggi, villaggi e alloggi in affitto, segnando un nuovo trend. Gli spagnoli investono sull'Italia oltre 300 milioni, spesi per la vacanza, soprattutto culturale, nelle città d'arte, prediligendo le città di Lombardia, Lazio, Campania, Emilia-Romagna e Veneto. Fitch Ratings conferma il giudizio BBB sull'Italia. Lo si legge in una nota dell'agenzia, che mantiene però stabili le prospettive sul merito di credito, ma vede l'arrivo della recessione nel prossimo anno a causa di una forte decelerazione della crescita economica nel nostro paese a partire dal quarto trimestre per lo shock energetico. Per il 2023 l'agenzia di rating prevede un PIL in contrazione dello 0,4%.